Buongiorno, benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, mercoledì 1 novembre. Nel centro storico di Chioggia, negli ultimi giorni, si sono verificati una serie di atti criminali ai danni delle attività locali. Non è chiaro quanti siano i ladri, se uno o più persone, sembra che agiscano in coppia. Molto probabilmente uno dei due è un noto tossicomane che ha un passato turbolento, un passato molto recente. Dopo i recenti furti che hanno colpito due attività la scorsa settimana, una in Canale Lombardo e una in Corso del Popolo, il malvivente ha continuato i suoi raid in Rivavena e nella notte tra il 30 e il 31 ottobre ha colpito prima il ristorante Gusteau, quello che è situato a Vigo nei pressi delle paratoie del Bemose. Qualcuno ha forzato un'entrata e poi sono entrati nel locale, si sono impossessati del fondo cassa, dispositivi palmari, qualcos'altro. E praticamente questi dispositivi possono essere utilizzati solo per i ristoranti, quindi proprio un furto assolutamente inutile. L'effrazione è stata poi scoperta da una guardia giurata attorno alla mezzanotte. Poi il secondo raid si è svolto alle 3 della notte di martedì, quindi il delinquente prima ha divelto o ha spaccato una vetrata della farmacia culturale di San Giacomo, poi si è introdotto come una furia e si è impossessato in un lampo della cassa di fronte a un esterrefatto titolare che non ha potuto fare altro che avvisare le forze dell'ordine dopo essersi ripreso dallo spavento. Tra i soldi perduti del fondo cassa e i costi di riparazione dei danni, le perdite ammontano a diverse migliaia di euro. Però fortunatamente sia il titolare del Gusteau che la farmacia sono coperti da assicurazione. Il farmacista si è lasciato sfuggire un amaro: era peggio essere coinvolto in un incidente stradale. Esistono delle registrazioni degli apparati di videosorveglianza, anche se il malfattore o insomma chi ha agito non è chiaro ancora quanti siano, erano con il volto travisato. La Confesercenti ha inoltrato un comunicato in cui esprime estrema preoccupazione per queste attività e lancia un appello per il potenziamento della videosorveglianza e dei presidi in tutta l'area del centro storico. Sul nuovo parcheggio che alcuni privati intendono realizzare all'Isola dei Saloni interviene anche il consigliere Daniele Stecco, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Lo definisce un muro di Berlino nel cuore di Chioggia che si collocherà nell'area occupata ora dal parcheggio davanti alla CAM, andando dall'ex casa del portuale fino alla rotonda. Durante la precedente amministrazione Ferro, di cui il consigliere Stecco faceva parte, si è conclusa la realizzazione del parcheggio scambiatore all'Isola dell'Unione, definito da più parti anche dalla loro opposizione scandaloso per aver deturpato lo skyline tra i due centri storici. E ora, afferma Stecco, proprio chi criticava la scelta sta portando avanti in segretezza un progetto che andrà a cambiare il volto del quartiere dei Saloni. A quanto afferma, voci di corridoio sostengono che si sia già un passo oltre la semplice progettazione, ma sembra che si tratti di un percorso avviato già da tempo. Come tutti, anche il consigliere premette che è necessario realizzare nuovi parcheggi, ma secondo lui le aree più papabili sarebbero il deposito bus a Borgo San Giovanni, più volte proposto dall'amministrazione per il quale si sta lavorando, nota personale, e l'ex cementificio, una zona che da una riqualifica può trarre solo che benefici. Il consigliere afferma che dal rendering che ha potuto vedere, la struttura che nascerebbe andrebbe a snaturare il quartiere con un possibile deprezzamento delle abitazioni esistenti. La sua sensazione è che si tratti
di speculazione edilizia. Afferma anche che, a quanto pare, alcuni membri della maggioranza sarebbero tra l'altro all'oscuro. Ma come può essere che di un intervento così importante si stia discutendo tra pochi intimi, sapendo che prima o poi dovrà andare in consiglio per modificare la destinazione delle aree interessate, in quanto la maggior parte ricadono in area portuale produttiva? Ma ci sono anche altri aspetti dubbi, come il fatto che su quell'area attuale concessionario stia attendendo da tempo l'approvazione della concessione per poter realizzare un importante sito produttivo legato alla pesca. Non c'è un diritto di prelazione, il suo progetto sembra finito in qualche cassetto. Si tratta di un progetto che l'autorità portuale di sistema e il comune di Chioggia stanno valutando. Il consigliere si augura che venga respinto e, a suo avviso, modificare la destinazione di quell'area sembra essere un grave errore. Esistono altre aree ben più conformi da destinare a parcheggio e si augura che prevalga il buon senso e non la solita speculazione. Il parcheggio all'Isola dell'Unione ormai fa parte dello skyline, ma le sue dimensioni attuali sono molto modeste rispetto alle misure del nuovo edificio, che si alzerà per oltre 15 metri da progetto contro l'altezza di circa 6 metri della CAM e degli altri edifici fronte laguna. Dovesse essere realizzato, sarebbe un colpo d'occhio importante soprattutto per il quartiere. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga, il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. È un periodo in cui le barriere del Mose si alzano con frequenza, ma se da un lato semplificano la vita ai cittadini di Chioggia e delle altre città toccate dall'acqua alta, Venezia in primis, dall'altro complicano la vita che deve uscire in mare o rientrare, e tutto perché le conche di navigazione non sono ancora pronte. Il porto rifugio e le conche di navigazione si riveleranno indispensabili se qualche imbarcazione dovesse rientrare in porto in emergenza o uscire per affrontare un'emergenza con le paratoie del Mose sollevate, ma la loro utilità la si sentirà anche quotidianamente, allorché qualche imbarcazione debba uscire in mare semplicemente per lavoro o per svago, senza essere impedita per le ore in cui il sistema Mose porterà a termine la sua funzione. In primis ne beneficerà la categoria dei pescatori, quella che con più frequenza deve entrare o uscire dalla laguna verso il mare aperto. In questo momento riscontra delle difficoltà di organizzare l'uscita, in quanto ora viene fornito un orario di massima in cui le paratoie si sono levano dai loro cassoni, ma se le condizioni meteomarine mutano, l'orario cambia al variare delle stesse, arrivando anche a non sollevarsi, al contrario delle comunicazioni diramate, o a sollevarsi a un orario diverso, causando problemi agli equipaggi e agli armatori che devono riorganizzare l'uscita in mare. Mentre a Lido e a Treporti San Nicolò le conche di navigazione sono completate e stanno aspettando il collaudo, quelle di Chioggia si prevede saranno consegnate a gennaio. Il periodo che da novembre arriva a gennaio è quello in cui le paratoie interverranno con più frequenza proprio per la stagionalità delle acque alte, e lo faranno molte più volte dello scorso anno, in quanto si dovranno sollevare con una previsione di marea più bassa. I pescatori non dovranno far altro che aspettare che l'infrastruttura sia pronta, sempre che non possa scegliere di uscire da una bocca di porto attrezzata arrivandoci via laguna, sempre che lo possa fare. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre, Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple, e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device, assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351-683-7940. Giancarlo Marinelli è stato nominato il nuovo direttore generale di Arteven, presentato ieri durante una conferenza stampa al Teatro Toniolo di Mestre. Direttore artistico in Arteven da 5 anni, ha spiegato in un'intervista fatta alle telecamere della RAI che affronterà l'incarico con entusiasmo, responsabilità e con un po' di paura. Va a ricoprire l'incarico lasciato da Pierluca Donin, il nostro concittadino deceduto improvvisamente lo scorso agosto, che di Marinelli fu un grande amico. Marinelli
è stato presentato da Massimo Zuin, presidente di Arteven, dalla presidente della sesta commissione Regione Veneto Francesca Scatto e dall'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia Simone Venturini. La presidente della sesta commissione cultura in Consiglio regionale del Veneto Francesca Scatto ha affermato di essere certa che Marinelli porterà una grande esperienza nel circuito, quella di regista e drammaturgo oltre che di direttore artistico. Marinelli ha ricordato di aver iniziato la sua carriera proprio in Arteven in qualità di regista e drammaturgo. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto, sono state messe dei crostini che è un tipico piatto italiano e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. È con rammarico che comunichiamo quanto è accaduto ieri sera in prima serata in via Vespucci. Erano circa le 19 quando un tragico incidente ha sconvolto la tranquillità di un condominio e anche del quartiere, in quanto una signora anziana, una signora di oltre 80 anni, con 80 anni di esperienza, è stata improvvisamente strappata alla affettuosa presenza dei suoi familiari. Le circostanze che hanno portato a questa triste perdita non sono ancora del tutto chiare e potrebbero essere legate a un malore o a un momento di distrazione che ha portato alla caduta dal terrazzo di un condominio, sempre appunto dicevamo in via Vespucci, situato al primo piano. Le autorità e i soccorritori sono stati immediatamente chiamati sul luogo, hanno compiuto sforzi straordinari nel tentativo di salvare questa gentile signora. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi dedicati del personale sanitario, la signora è mancata mentre veniva assistita dal personale 118. È stato sicuramente un momento di grande sgomento per i familiari che si sono trovati a far fronte a questa tragica situazione. Emerge che la signora potesse soffrire di demenza senile, una condizione che ha reso questa tragedia ancora più dolorosa, poiché ha colpito una persona che aveva già affrontato molte sfide nella sua vita. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 1 novembre, è la farmacia Al Mare in via San Marco a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e il canale WhatsApp Azzurra Network News. Attivate le notifiche. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola, la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menu e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.